Buonasera a tutti, giustizia. Giustizia, Sì. scusa. Bene, io intanto vi ringrazio per l'invito e ringrazio anche appunto tutti gli organizzatori che hanno reso possibile questa giornata. Prima di tutto dobbiamo distinguere ovviamente due ambiti, l'ambito ovviamente della prevenzione e l'ambito della deterrenza, cui si vuole far fronte a questa grave piaga del nostro paese. Per quanto riguarda la prevenzione ci sono tre parole: controlli, sicurezza della strada e cultura. È la cultura che fa la differenza tra una persona che si mette alla guida incosciente dei pericoli che può creare ed una persona che invece lo fa in modo cosciente. E penso che in questo paese si investa sempre poco in cultura. La sicurezza sulla strada è stata affrontata in commissione trasporti dai miei colleghi già qualche anno fa. È stata approvata una risoluzione, prima firma dell'Orco, appunto, che tra le altre cose cerca anche di evitare i cosiddetti guardrail killer. Purtroppo non è stata ancora attuata. Come abbiamo faticato ad avere i contributi per quanto riguarda le piste ciclabili. E penso che questo sia il primo obiettivo da portare avanti per cercare di evitare le vittime sulla strada. Detto questo, passiamo al secondo ambito, che è quello di mia competenza, che è quello del cosiddetto omicidio stradale. L'obiettivo di questa norma era garantire giustizia alle vittime e fare in modo che questi episodi diventassero numericamente sempre periodo, calasse. E questo era, secondo me, una buona intenzione politica di questa norma. Purtroppo, però, quando io ho letto il testo di questa legge, quando mi è arrivato dal Senato, ho veramente con stupore capito che forse chi aveva scritto questa legge non l'aveva fatto con le mani, ma forse con i piedi. Da laureato in giurisprudenza io mi sono vergognato che una tale legge fosse stata scritta da parlamentari della Repubblica Italiana. Mettendo la definizione di strada urbana e extraurbana nel codice penale, inserendo norme che vanno contro i più elementari principi del diritto penale italiano, come se nessuno di quelle persone che l'avesse scritta fosse a conoscenza della normativa italiana in merito, come se si perseguisse un interesse senza guardare al contenuto, alla forma con cui questo veniva espresso. E vado ai punti. Qualcuno mi deve spiegare perché in questa legge si dice che chi investe una persona perché ha fatto un'inversione a U o che ha superato una linea continua e integra la fattispecie di omicidio stradale, ha una pena dai 5 ai 10 anni, nel minimo aumentata grazie anche a un nostro emendamento, da 4 a 5, e chi investe invece una persona sulle strisce pedonali, con un surplus, quindi con un aumento di velocità sopra il limite, che ha bevuto leggermente, che ha il telefono cellulare, che è distratto e investe una persona, una bambina sulle strisce, merita una pena dai 2 ai 7 anni. Qualcuno quindi deve spiegare perché c'è questa discriminazione, 2 ai 7 anni, praticamente come prima. Se qualcuno qui me lo spiega, perché in commissione, in aula, nessuna risposta. Si crea una discriminazione in barba anche all'articolo 3 della Costituzione, non solo tra imputati, uno avrà 2 ai 7 anni e l'altro avrà 5 ai 10 anni, ma anche tra vittime di serie A e vittime di serie B. Qualcuno mi deve spiegare questa differenza, perché io non l'ho capita. Detto questo, appunto, chi investirà una bambina con alcol nel sangue, superiore al limite, la condotta che integrerà una violazione del codice della strada riguardante un superamento dei limiti di velocità, e ha il telefono cellulare quindi è distratto, lo investe sulle strisce, avrà dei 2 o 7 anni. Chi fa un'inversione 1, investe una persona dei 5 ai 10. Per me ci sta il doppio binario di chi ha assunto stupefacenti, di chi supera 1,5 grammi di litro per quanto riguarda lo
lo stato di ubriachezza, ci sta, ma chi integra queste fattispecie è veramente la percentuale più bassa di chi uccide persone sulla strada. Forse sono i casi più gravi di cronaca, quelli che vi dicono i telegiornali, quelli che vi dicono i giornali, ma non la realtà dei fatti, perché la realtà dei fatti è che la guida di strada o altre fattispecie fa molti più morti di questi casi. Allora forse dovremmo aumentare addirittura le pene ulteriormente rispetto a quella degli stupefacenti o di chi guida ubriaco sulle strade. Un'altra cosa che mi si deve spiegare, visto che io ho studiato giurisprudenza, ma sono l'ultimo arrivato, visto che sono abbastanza giovane, sono entrato qui in questo palazzo, è perché se c'è il concorso colposo della vittima nel reato, la pena è diminuita fino alla metà. Questa cosa qui è un unico, un giuridico. Non esiste nel codice. Non esiste nel codice. Perché? Perché per nessuna fattispecie penale c'è la diminuzione della pena per concorso colposo della vittima. Per concorso doloso sì. Ovviamente c'è un concorso volontario doloso, ma se c'è il concorso colposo del 10, 20, 30, 40%, mi dovete spiegare perché la pena è diminuita. Lo dovete spiegare dal piano giuridico, perché non c'è nessuna norma che lo prevede in sede di risarcimento civile, lo prevede in sede di assicurazione, no? C'è il calcolo della colpa, tu hai il 70%, tu hai il 30%, sì, ma a livello penale non esiste questa norma. Questa norma, attenzione, non solo sarà un danno per il futuro, ma sarà un danno anche per il presente, perché le pene che noi andiamo a aumentare con questa legge non si applicheranno ai casi precedenti, quindi non ci sarà l'aumento per i casi che sono passati, ma lo sconto di pena fino alla metà, se c'è concorso di colpa, si applicherà a tutti i casi precedenti. Attenzione, i casi precedenti sarà applicato 589, ma poi se c'è concorso di colpa sarà diminuita la pena fino alla metà, quindi uno sconto di pena assurdo, assurdo. Terzo punto, a voi non interesserà, ma c'è un'ulteriore discriminazione rispetto alle vittime sulla sicurezza sul lavoro, per le violazioni della vittima sulla sicurezza sul lavoro, che anche lì sono migliaia di vittime ogni anno. Altra cosa, gli accertamenti in Italia sono totalmente diversi da regione a regione. Gli accertamenti dello stato di alterazione dovuta a sostanze stupefacenti o alcolici. Vogliamo dare uno strumento omogeneo alle forze dell'ordine per applicare la normativa in tutto il paese in modo uguale, o creiamo sempre delle discriminazioni rispetto appunto al luogo dove viene commesso il fatto? Allora noi avevamo fatto un testo alternativo, abbiamo creato un testo alternativo che usava le norme già esistenti, che andava a integrare appunto le temperature, le modalità di prelievo, le modalità di conservazione. Abbiamo sentito un tossicologo espertissimo in materia, avevamo fatto un lavoro enorme, bocciato, senza alcuna motivazione. Detto questo, io penso che questa norma abbia buoni obiettivi, che non saranno raggiunti, e spero veramente di essere in torto, con tutto il cuore ve lo dico, spero veramente di sbagliarmi, ma non credo che arriverà a colpire il segno. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto, ha ricevuto critiche, sicuramente non aveva niente da prendersi in tasca, diciamo. Non viene niente in tasca a me, non viene niente in tasca a 5 Stelle con un voto di astensione. Anzi, non viene niente nemmeno in tasca a me. Proprio, io l'ho ascoltata, sottosegretario Menci, mi sento interrompere. Allora vuole educazione, vuole educazione da parte sua. Visto che l'ho ascoltata. L'ho ascoltata, si è educato. No, lei non offenda, io sono educato ma lei non offenda, perché cosa? In tasca è una brutta cosa. No, io ho detto che è una cosa in tasca, vuol dire una cosa specifica a casa mia. Io ho detto che il Movimento 5 Stelle non viene... No, mi ha neanche ascoltato. Ma come perché no? Ho detto che non viene in tasca. A noi, non a voi. Hai ragione. Ascolti, a noi non viene in tasca a noi. Perché si è astenuto, ha detto, ma siccome la legge l'ho sostenuta... Lei ha detto che non viene niente in tasca, sì, e in tasca sono cose precise, no, non basta con le polemiche. Ma non siamo un po'. Difende Ferraresi che si difende da solo, però io credo dal punto di vista politico non viene
no, l'ha detto in... credo, l'ha detto in maniera molto chiara. Non c'è problema. Allora, dal punto di vista politico, non viene in tasca di male a noi ad astenerci, perché ovviamente ci siamo presi una serie di critiche. Allora, detto questo, però voglio spiegare che il Parlamento, so che sembra in maniera molto diversa, che non sia così, il Parlamento non vota un tweet, non vota un titolo di giornale e non vota neanche un argomento, non vota come ci troviamo, vota un testo di legge. Noi votiamo un testo di legge, noi siamo legislatori della Repubblica Italiana, abbiamo una responsabilità, non di dire sì, no, ho astenuto alla parola omicidio stradale. Noi dobbiamo pronunciarci su un testo di legge. E noi ci siamo presi la responsabilità in maniera critica, ma costruttiva. Non è che noi abbiamo detto no, fa tutto schifo, no. Noi abbiamo presentato emendamenti, alcuni sono stati, lo ricordo, anche valutati positivamente e votati, altri no. Abbiamo fatto la nostra proposta e criticamente abbiamo attaccato questo testo. La conclusione è stata un testo che, lo ripeto, una buona iniziativa politica, ma assolutamente insufficiente dal punto di vista tecnico-giuridico. Per questo noi ci siamo astenuti, per questo abbiamo fatto una proposta alternativa. Valuteremo comunque, visto che le modifiche tecniche che non sono state apportate alla Camera forse non saranno prese in considerazione al Senato, giustamente ormai è giusto chiudere questa norma, che sia un passo avanti, da certi punti di vista e da certi aspetti, per noi non lo è, e ci prenderemo la responsabilità di valutare eventualmente di votarla al Senato. Ma detto questo, io devo parlare con sincerità, senza nessuna ipocrisia, portando le mie idee. E questo è quello che ho fatto oggi con voi, esprimendo appunto il perché questa norma è insufficiente, esprimendo il perché noi ci siamo astenuti, esprimendo le nostre critiche, ma anche le nostre proposte a questo testo di legge. Io credo che si poteva fare molto meglio, però ovviamente ognuno ha la sua posizione, ovviamente ognuno difende la propria. Io ovviamente condivido alcune perplessità e alcune critiche che ci sono state fatte. Ma io al mattino mi alzo sempre, mi guardo allo specchio e sinceramente vi dico che mi sento a posto perché da legislatore ho fatto il mio dovere, come tutto il Movimento 5 Stelle. Prendiamoci le critiche che dobbiamo, ma guardiamo questo testo con sincerità e diciamo se dobbiamo provarlo, proviamolo, ma che questo sia un buon testo non lo possiamo assolutamente dire. Detto questo, rimaniamo a disposizione. Grazie.